Il futuro dell'automotive a Melfi in Italia e in Europa. Se ne è discusso presso il castello di Federico II. Ascoltiamo i segretari regionali di CGIL e FIOM. In questo momento particolare nel mondo dell'auto c'è una grande evoluzione, si stanno ridefinendo gli assetti di valore su quelle che saranno le strategie in tutto il mondo. Quindi discutere oggi qui a Melfi, dopo 25 anni dall'insediamento, che cosa oggi è Melfi nel panorama strategico del settore dell'auto e cosa Melfi ha rappresentato anche per il nostro territorio. Quindi parlare di futuro innanzitutto bisogna rimettere al centro una nuova politica industriale e soprattutto serve anche che il governo regionale della nostra regione assuma la centralità di una politica industriale e dentro questa politica industriale guardi, come non ha guardato in tutti questi anni, che c'è un grande investimento, una delle più grandi aziende del Mezzogiorno che operano nel nostro territorio e che ha bisogno anche qui di una visione strategica. È evidente che tutto questo dipende anche dagli assetti più generali a livello mondiale dove si andranno a riposizionare, ma c'è anche bisogno, mo al netto della vicenda che riguarda tutta la fusione di FCA e Renault, ma è indubbio che noi abbiamo bisogno anche qui di guardare alleanze internazionali, il tema del futuro e di essere presenti anche in altri paesi. Diversamente la competizione nel settore dell'auto non la si può guardare dal confine locali. Padroni a casa nostra di che? Abbiamo bisogno di condivisione di una strategia globale. Salta l'accordo di fusione fra FCA e Renault, che cosa può cambiare per gli stabilimenti italiani, ma soprattutto per Melfi? Può cambiare che gli scenari restano quelli attuali, con stabilimenti in Italia che nella migliore delle ipotesi sono aperti al 50%, per cui diventa preoccupante la tenuta industriale in Basilicata in questo contesto. Per quanto attiene alla fusione, non c'è dato saperne di più perché anche nelle tattiche potrebbe esserci qualcosa di questo genere, però è importante che FCA comunque recuperi i suoi ritardi per la transizione energetica. Il panorama sindacale a Melfi in Basilicata, insomma, è quello che è, perché ci sono due sigle sindacali che hanno firmato un accordo separato e la FIOM invece non lo ha fatto. Questo non indebolisce il sindacato. Noi stiamo chiedendo con forza alle organizzazioni sindacali e al governo, in primis, l'apertura di un tavolo negoziale che attenga al futuro industriale di FCA in questo paese. Penso sia opportuno e penso sia una grossa opportunità da cogliere, quella di presentarsi a un tavolo di questo genere rappresentando tutti i lavoratori. Infine Gianni Rinaldini della segreteria nazionale FIOM. Lei era qui durante la rotta dei 20 giorni. Oggi come è cambiato questo stabilimento 25 anni dopo la sua nascita? Stabilimento di Melfi, per certi aspetti, producendo con la produzione della Jeep, è messo meglio di altre realtà. Dal punto di vista delle condizioni di lavoro, no, siamo sempre nella situazione, adesso lasciamo stare le formule, VCM, eccetera. Il problema è che applicano organizzativamente c'è una logica, ridurre tutti i tempi morti e tutti i tempi morti che ci sono per aumentare la produttività e quindi intensificando ritmi, condizioni di lavoro, eccetera. Melfi però nello stesso tempo non è fuori da quello che verrà deciso a livello nazionale. Io aggiungo solo una considerazione, tutto questo è stato possibile perché la Fiat ha avuto la copertura e la collusione di tutto il mondo politico nel gestire questo processo. Quando tutti sapevano, lo sapevo io, quindi come lo sapevano loro, già in un tavolo di trattativa all'inizio degli anni 2000, che la famiglia Agnelli non era più disponibile a investire sull'auto e pensava ad altro. Misero Marchionne, che aveva un compito,
che ha eseguito. Il compito era arrivare al pareggio di bilancio, arrivata al pareggio di bilancio, di restituire alla proprietà, cioè alla famiglia, le decisioni. E insisto, la prima decisione è stata quella di vendere la Magneti Marelli, e la dice tutta sulle loro intenzioni.